La verità è che il Kashmir era usato, però Così dice lui. in quella stessa intervista pubblicata da Sette, fatta credo da Candida, anzi non credo, fatta da Candida Ma che è Morvillo, si letteratura? vede questa foto meravigliosa di Bertinotti sommerso da alcuni quadri di Andy Sì, Warhol. tre quadri di Marilyn Allora, Monroe. tanto per rimanere sempre a sinistra e stare Regalati. accanto al popolo, Sentiamo la Candida, però, scusa, Sì, ma perché non è che uno gli deve fare fece schifo uomo perché è sinistra, ma scusate, però sempre questa è tradizione l'Italia. No, diciamo che non è propriamente una cosa che poi Candida, va a casa dacci degli la operai versione cieco. autentica allora, No, Candida. mi sento di dover difendere Fausto Bertinotti, che sì, è vero, era fotografato sotto tre Andy Warhol autentici, ma li ha ereditati, gli sono stati regalati. Come gran parte delle cose che raccontava Vera in questa casa fotografata molto bella su Sette, perché dice erano tutti regali di comunisti, quindi non so, il suo podologo gli ha regalato non un Rolex, ma un orologio bellissimo. E in realtà io credo che stiate sbagliando a definirlo narcisista, casomai è un narcisista involontario, ma quel mondo che lui raccontava, fatto di, insomma, generosità del Kashmir addirittura, che gli veniva mandato dalle operaie delle fabbriche di Kashmir con le lettere che dicevano affinché valorizzi il nostro lavoro. Dico, non si arrabbi quando le dicono che Sì, lei mette il però Kashmir, che l'ho trovato meraviglioso, Candida, erano. posto che la nostra stima per Bertinotti e anche la simpatia è grande, Io il Kashmir l'adoro. operaista è forse Ma meglio delle come? convergenze parallele, l'ultimo grande ossimolo Ma della perché? storia Ma repubblicana. no, il primo fu comprato Anche un usato, poi si terzomondista, sparse la normale. voce e a quel punto tutti gli regalavano Kashmir, poverino. Ecco, magari non gli ho chiesto se l'ha mai mandato le mense dei Però poveri, scusate, forse. Indossava il quando. cashmere a suo Qui insaputa. serve però il professor Pasquino.